si affonda le proprie radici nella storia, dai conflitti del XIV secolo fino alla guerra di Padova del 1404-1405. Contrasti per la supremazia territoriale che ora si attualizzano in un derby già fondamentale per tutti. Palla vagante riconquistata per un attimo solo dal Venezia, il break del Padova, la conclusione ammortizzata e poi bloccata da Lezzerini, primo blackout difensivo del Venezia, Cappelletti. Va via Bentivoglio, allora Garofalo per la battuta profonda alla ricerca di Brioni, anticipato, respinta centrale, Coppolaro non ne approfitta, palla in gioco, il sinistro di Domizzi, in due tempi Merelli, occasione per il Venezia, arriva a sostegno Contessa, si butta dentro Capello, rivuole il pallone, il cross è lungo sul secondo palo, alla ricerca di Clemenza che addormenta il pallone col suo magico sinistro, il tocco fuori per Cappelletti, di nuovo Clemenza che cerca il numero tra due avversari, va la conclusione, vola Lezzerini, Contessa la mette dentro e Bonazzoli la tocca larga, con deviazione sarà calcio d'angolo affidato alla sinistra di Clemenza. La parabola morbida verso il centro, il colpo di testa, la deviazione, attenzione all'indicazione, rimane con la bandierina passata, Gersini decide per l'intervento con il braccio e dunque calcio di punizione a favore del Venezia, Ravanelli di testa, c'è un tocco con il braccio di Capello, il pallone forse varca la linea di porta, si compatta con la linea all'altezza del dischetto del rigore il Venezia. Clemenza va profondo sul secondo palo, il gol, ancora Luca Ravanelli, Clemenza per Ravanelli, come a Verona, l'asse lo stesso, l'esultanza del popolo bianco scudato, la medesima, 1-0 Padova in chiusura di primo tempo, col colpo di testa vincente. Il sinistro, Federico Bonazzoli, occhio alla sua soluzione di potenza, va Bonazzoli, conclusione violenta, Lezzerini in qualche modo, pallone che sfugge alla presa del portiere del Venezia, sarà calcio d'angolo. Salviato chiama lo schema, la traiettoria ampia, il colpo di testa, reclama palla e viene accontentato Cappelletti, il tocco largo e preciso per Clemenza, Clemenza fa sparire il pallone, lo fa riapparire alla sinistra di Lezzerini, la sponda di Citro che cerca l'inserimento di Marsura, Marsura e Zambataro che vince il duello con Marsura sull'ultimo pallone della partita, esplode la festa all'Euganeo sul triplice fischio di Davide Gersini, il Padova torna alla vittoria in Serie B dopo il pareggio alla prima giornata sul campo del Verona, risultato ampiamente positivo,